cari amici trader, buongiorno. Oggi è martedì 2 maggio, sono le 5:20, vuol dire da voi sono le 11:20, cambio della candela. Andiamo a fare l'analisi per la giornata di oggi. Ieri cosa c'è stato? Crollo della sterlina, crollo dell'euro-dollaro che è andato sotto 1:20 e anche il gold che ha rotto quella fatidica resistenza a 1307 e adesso potrebbe scendere sotto i 1300. Soprattutto che oggi c'è un calendario abbastanza pieno con i tassi di interesse e con l'ADP e le scorte di petrolio. Ma andiamo a vedere i nostri grafici, che è la cosa più importante. Allora, partiamo dall'euro-dollaro, che è la cosa più importante. Guardate qui. Allora, l'euro-dollaro, se ho fatto bene i miei calcoli, eccolo qui, siamo ha chiuso la candela, 43esima. Normalmente questo oggi dovrebbe esserci una correzione perché qui ha chiuso il ciclo. Generalmente il ciclo chiude al massimo alla 43esima candela, 44. Credo che oggi si potrebbe ritracciare l'euro-dollaro. Il trend comunque rimane short. Se guardiamo euro-dollaro e euro-USD sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora short. Noi andiamo a spostare per il momento il nostro minimo. Qui per il momento, se dovesse rompere questa, potrebbe scendere, però attenzione perché è possibile che ci sia un rattracciamento. Per il momento comunque il trend rimane short. GBP, GBP USD, GBP, anche lui vedete che è crollato, ha rotto perfino questo supporto dinamico, questo supporto dinamico laterale, questo il canale. E adesso ci accinge ad andare verso 1,35,882. Ieri ha fatto, vedete che l'ha fatto. Adesso si accinge ad andare a prendere magari 1,36 o 1,34,822. Comunque il trend rimane long, short, scusate. E GBP USD sui cicli inferiori, vedete che il trend comunque rimane sempre short. Per il momento non si parla di long. Poi andiamo a vedere il come si chiama? USD GP greca, anche lui 2SG greca, il trend rimane long, adesso si appresta ad andare a prendere 110 302 e USD GP greca, vedete che eccolo qua, si è rotto e qui si accinge ad andare, vediamo questo qua. Il trend rimane comunque al rialzo, vedete che questo mese di aprile sono partiti veramente nelle direzioni molto nei trend molto chiari. USD CAD, ieri ci sono stati i dati canadesi, vedete che non si è mosso il trend, comunque per il momento qui è laterale, non si capisce ancora, non ha ancora fatto il giro per il long. E se andiamo a vedere USD CAD sui cicli inferiori, vedete che il trend su un giorno è long, 2 giorni è long. Andiamo a mettere qui una resistenza, eccola qua, vedete che la resistenza l'ha toccata, vedete, a 1,29,136. Per il momento il trend rimane long, cioè quindi laterale, non faccio niente su qui USD CAD. Poi AUD USD, vedete che AUD USD, io avevo messo un allerta a 0,75, rotta il 0,75, trend rimane short, fatto ieri 0,74,699, potrebbe continuare la sua discesa. E vedete che, scusate, vedete che qua AUD USD per il momento continua la sua discesa. Qui aspettiamo, non facciamo niente, ormai si aspetta solo l'inversione. Il trend rimane short, non faccio niente. Poi andiamo a vedere il gold. Guardatelo qua, il gold cosa ha fatto ieri? Vedete, è andato a prendere, io l'avevo segnato 1302, vedete la resistenza, il supporto fatto G3 in chiusura. Vedete che, vediamo quanti sono le candele. Qui le candele sono 30, potrebbe ancora continuare a scendere il prossimo target 1290. E il gold sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora short, per il momento non si parla né di long, si aspetta. Poi il US30, il Dow Jones, vedete che anche lui ieri ha fatto questo, è andato a prendere questo supporto, poi è ritornato sopra la rottura del triangolo, chiamatelo come volete. Per il momento però comunque rimane laterale
il US30 sui cicli inferiori, vedete che US30 rimane ancora short, vedete che sono short, anche se qui sembra girare, qui ha fatto una chiusura di ciclo se non mi sbaglio, andiamo a vedere, controllare qui quante sono, 98, qui ormai potrebbe partire, però un momento, qui aspettiamo che supera la 48, non si fa niente per il momento. E il DAX, vedete che al momento è sempre su questi 12.600, non riesce per il momento a superarlo, e il DAX, vedete che siamo sempre su questa forte resistenza che sta tenendo, anche se il ciclo un giorno è long, il due giorni stanno per girare. E poi finiamo con il petrolio, CL1, eccolo qua, il petrolio. Il petrolio, vedete che ieri ha recuperato quello che aveva fatto il giorno prima, vedete che è andato a rompere i 67,44, per il momento il trend qui sul lungo rimane ancora long, e il CL1, attenzione oggi alle scorte di petrolio, vedete che è crollato, vedete ha bucato i 67,20, adesso potrebbe continuare la sua discesa. Come vedete i trend sono marcati, chi non è entrato suggerisco di non entrare, di aspettare l'inversione, inutile entrare ormai quando il treno si è perso. Io vi auguro ancora a tutti una buona notte, ci sentiamo domani e mi raccomando, sempre positivi, perché per battere il mercato bisogna essere positivi. Ciao a tutti e a domani.